Cari studenti, desidererei tanto darvi un caldo benvenuto, visto almeno il freddo che in questi giorni sta flagellando non solo la nostra regione ma l'intera nazione, che questa occasione possa essere anche un'occasione di calore insieme alla presenza del Signore. Quindi ai cari che ci seguono a distanza. State certi con quelli che sono in Trentino, con quelli che sono in Sicilia dove fa altrettanto freddo, siamo solidali con voi. Stiamo sentendo lo stesso freddo. Cerchiamo allora il calore della scrittura e del nostro corso. Siamo giunti a pagina 29 nella lezione precedente. Con l'aiuto del Signore cercherò in questa mezz'ora di concludere la parte dedicata a quello che possa definire l'architettura domestica. Stiamo infatti parlando di quella che è la casa, l'abitazione del popolo che incontreremo nei vari libri della scrittura. Nella lezione precedente ci siamo soffermati brevemente a fare una distinzione anche spirituale sulla tenda e la casa come edificio più stabile. In questa lezione parliamo esclusivamente della casa abitazione stabile. Le prime abitazioni che troviamo nel percorso dei libri della scrittura sono delle case approssimative, possiamo definirle grezze. Nella lettura del manuale a cui vi rimando a conclusione della lezione potrete notare che le prime costruzioni che incontriamo lungo il cammino della scrittura erano a forme di nido dapa, d'api, erano fatte soprattutto di mattoni o di fango e solitamente i mattoni inizialmente non erano cotti. Il pavimento di questa abitazione era posto più in basso rispetto all'esterno. Successivamente, quando queste case cominciarono ad avvalersi dei mattoni cotti e quindi di una struttura più stabile, ci riferiamo già a un tempo successivo a Giosuè, per cui le prime abitazioni. Nella lezione precedente facevamo riferimento a lotto fuori Sodoma e Gomorra, queste abitazioni erano fatte in maniera molto grezza. Dopo Giosuè incontriamo nella scrittura delle abitazioni che sono fatte con mattoni cotti, quindi più duri, più resistenti, ma non si trovano solo case fatte di mattoni, ma abbiamo anche case fatte con delle pietre grezze e del pietrisco nel cammino dei secoli e quindi nello scorrere del tempo, quando si arriva al tempo di Salomone, colui che costruirà anche il primo tempio, le pietre sono squadrate. Allora l'artigianato, le maestranze si sono evolute al punto tale che le pietre prima di essere utilizzate vengono squadrate, rese lisce. E solitamente si utilizzavano pietre di tre tipi: o erano di basalto nero, o di arenaria gialla, o erano pietra calcarea. Vi rendo conto, ve l'ho detto, questa è una lezione di architettura domestica. Immaginate che stasera, mentre io vi parlo e udite la mia rauca voce, di sfogliare una rivista di arredamento edilizio, così da cercare, da focalizzare poi ciò che la scrittura ci propone. Questa era per l'utilizzo delle pietre. Solitamente poi la parte interna inizialmente era tutta posta in bassa rispetto all'esterno. Col passare del tempo il pavimento interno non fu lasciato su un unico livello. Si fecero due livelli. All'interno dell'abitazione c'era come una forma di gradino che elevava il pavimento il pavimento era grezzo, non c'erano le piastrelle, non c'era maiolica, non c'era marmi. Quindi parliamo di terreno battuto e questo ci aiuta a comprendere la difficoltà della donna che perse la sua dramma. Quindi avevate voglia di spazzare. Cioè, se spazzate nella polvere, difficilmente troverete il pulito, anzi, la polvere si alzerà e riempirà tutta la casa. La parte iniziale della casa, quindi subito antestante, la porta d'ingresso, serviva anche per raccogliere quello che erano gli animali di casa. Non sempre c'era soltanto un cagnolino o un cane, e di questo troviamo riferimento nel Salmo 59, il verso 7, fa riferimento a un cane da guardia. E in questa parte bassa si accendeva anche il fuoco che veniva utilizzato per cucinare e per riscaldare la casa. La parte leggermente sopraelevata serviva per mangiare, per dormire, per accogliere gli ospiti. Questo ci lascia intendere quanto fosse modesta questa abitazione. Questo è quello sotto. Le pietre l'abbiamo vista, il tetto sicuramente doveva esserci. Per coprirsi dalle intemperie, ma non era un tetto molto resistente. Siccome il territorio che ospita il popolo di Israele era un territorio denso di foreste, per cui non mancavano né gli alberi e né la sterpaglia, il tetto era fatto di sterpaglie queste sterpaglie venivano appoggiate su delle travi. Solitamente si utilizzavano per le travi delle case, gli alberi di Sicomoro. L'albero utilizzato da un personaggio che sta simpatico a tutti quanti noi, perché io ho sempre immaginato Zaccheo come un tipo simpatico, il fatto che già sale sull'albero per cercare di vedere il Signore e il Signore poi lo svergogna, lo chiama in pubblico e lo fa scendere dall'albero dove lui si era nascosto, ma me l'ha sempre fatto immaginare come una persona molto simpatica e sicuramente anche allegra. Lui salì sul Sicomoro. Questi alberi erano utilizzati per fare le travi delle case del popolo di Israele. Su queste travi di Sicomoro si stendevano le sterpaglie. Certamente non si poteva avere un tetto soltanto di sterpaglie, bisognava renderlo un pochettino rigido. Allora sopra queste sterpaglie veniva steso del fango. Che sotto il sole pietrificava e solidificava al punto tale che sopra al tetto ci si poteva camminare tranquillamente. Infatti, abbiamo diverse menzioni di personaggi che sono sul tetto di case del genere. Questo tetto era talmente solido che veniva utilizzato come posto di vedetta. E vi do dei riferimenti biblici, Isaia capitolo 22, verso primo, Matteo 10, 27. Però è più bello immaginare questo tetto come un luogo di preghiera, e di questo abbiamo riferimento nel libro di Sofonia, capitolo primo, verso 5, e nel libro degli Atti, capitolo 10, verso 9. Ma era talmente resistente che c'era chi ci metteva il raccolto sul tetto. Giosuè, capitolo 2, verso 6. Siccome questo tetto era fatto di sterpaglia e questa sterpaglia veniva coperta dal fango, aveva una caratteristica, provate ad immaginare, della sterpaglia sotto al fango, che durante l'inverno prende l'acqua, per cui non era mai del tutto impermeabile. Significa che durante l'inverno gocciolava dentro la casa. Quando c'era la stagione delle piogge, era pioggia fuori e pioggia dentro, ma questa pioggia teneva umide le sterpaglie che erano sotto al fango. E quando arrivava primavera cosa succedeva? Che le sterpaglie germogliavano, ritornavano in fiore e le case avevano tutte quante un tetto verde, un tetto. Fiorito. almeno questo serviva a compensare la pioggia che durante l'inverno aveva bagnato gli ospitanti. Troviamo nel libro del Deuteronomio, quindi facendo un salto all'indietro, un riferimento alla costruzione dei tetti. Quando troviamo questi riferimenti che storicamente sono fuori del tempo di appartenenza, questo ci aiuta a comprendere che determinati libri sono stati rivisti, riscritti diverse volte con il passare del tempo. Infatti noi leggiamo in Deuteronomio capitolo 22 verso 8, quando costruirai una casa nuova, e se qui parliamo del popolo di Israele che è in mezzo al deserto e sta ancora vagando, e vediamo il Deuteronomio come uno scritto di Mosè, non possiamo avere dei riferimenti del genere. Quando costruirai una casa nuova farai un parapetto intorno al tuo tetto. Questo non è possibile con le tende. Stiamo parlando di un periodo in cui ci sono le case. Per non attirare una colpa di sangue sulla tua casa, se qualcuno dovesse cadere dal tetto, questo verso ci dice che il tetto era uno dei luoghi più apprezzati della casa vista la modestia interna, vista la polvere che c'è, vista tante volte gli animali che erano nella parte iniziale della casa, soprattutto durante l'estate, si viveva nella seconda parte del giorno sul tetto, dove non solo si mangiava, ma soprattutto si dormiva, così come fanno tanti nostri cari studenti durante l'estate a dormire fuori al balcone o fuori al giardino per chi ha il giardino, ma il tetto lo troviamo menzionato anche nel Vangelo di Matteo quando si parla del, delle cose a venire. Il verso 17 del capitolo 24, in riferimento quindi alle eventuali fughe che... Ci sarebbero potuto stare, dice chi si trova sulla terrazza della casa non scenda a prendere qualcosa di casa sua, ossia il tetto diventa un luogo di fuga. Perché diventa un luogo di fuga? Perché le case sono fatte uno a fianco all'altro e chi è sul tetto ed è in, un, è in pericolo, piuttosto che scendere e andare incontro al pericolo, è preferibile che corra sopra. I tetti e si metta ancora al sicuro. Questo sul tetto: abbiamo visto muri, pavimenti, tetto. Proviamo a vedere quello che dovrebbe riempire la casa. Innanzitutto l'illuminazione, non c'erano bollette. Questi sono i vantaggi. Del non progresso, non c'era energia elettrica. Alcuni dice non c'erano bollette. E chi l'ha detto che non c'era bolletta? Anche l'olio per le lampade costava. E ricorderete delle cinque vergini disavvedute che devono uscire non a prendere l'olio, ma a comprare l'olio. Tutta l'illuminazione era alimentata dall'olio, solitamente case modeste c'era una sola lampada che serviva ad illuminare tutta la casa dove c'era possibilità quindi c'erano dei mobili un pochettino alti dove non c'erano i mobili si utilizzava il davanzale dell'unica finestra che solitamente era in questa casa come appoggio per la lampada è evidente che più alta fosse messa la lampada più era la luce che poteva offrire. Il riferimento alle vergini stolte ce l'offre anche il nostro manuale ed è in Matteo capitolo 25, verso 8. Successivamente queste lampade, così come la casa cominciò ad abbellirsi, pietre squadrate, levigate, anche gli arredi interni cominciarono ad essere di una manifattura più curata. Infatti, in seguito cominciarono a costruire lampade vetrificate, decorate con manici, con uno più stoppino, in modo da aumentare la luce. Forse non tutti avranno notato che la casa editrice del nostro movimento ha proprio una di queste lampade come suo simbolo, C ha un manico che solitamente avevano il manico tipo tazzina da caffè. Per essere portate. Questa per la luce. Quindi abbiamo detto che non c'era bolletta dell'energia elettrica, non c'era neanche la bolletta del gas per il riscaldamento. Però il riscaldamento vi assicuro una cosa: era autonomo. Ognuno aveva il riscaldamento per fatti propri, infatti, in casa propria accendeva il fuocherello all'inizio della casa. E tenete conto che siccome c'era una piccola finestrella, Solitamente si correva il rischio di morire in casa propria per le esalazioni di fumo. Troviamo riferimenti ai vari combustibili. In Ezechiele capitolo 4 verso 15 si parla degli escrementi degli animali che venivano utilizzati come combustibile. Matteo 6.30 ci parla dell'erba secca. Secondo Samuele 23, 6, 7, Isaia 10, 17, dice spugli spinosi. Giovanni 21, 9 parla addirittura di carbonella, quindi di legna utilizzata una seconda volta. Quindi non c'era un unico elemento, ma quello che si aveva a disposizione, quello si ardeva. Anche se le case migliori ci dice Osea capitolo 13 verso 3, non solo avevano questo fuoco, ma questo fuoco non era nel pavimento, ma c'era addirittura una forma iniziale di camino. Il combustibile più diffuso, però a differenza di quelli citati, anche se non abbiamo alcun rifer riferimento biblico che ce ne dà conferma, ma dati storici, ci dicono che il combustibile più diffuso era il legno della ginestra bianca. Ricordate che sotto un albero di ginestra trovò rifugio un certo personaggio, preso da un momento di Paurintite, per scappare dalla malvagia Jezebel e trovò rifugio sotto un albero di ginestra. L'elemento più importante però per far sopravvivere gli ospiti di una qualsiasi delle abitazioni, qui abbiamo fatto riferimento molto generale, era che cosa? L'acqua. Non tutti avevano un pozzo in prossimità della propria abitazione. E i pozzi sono stati nel corso della storia del popolo di Israele sovente occasione di contese e addirittura di guerre fratricide. Troviamo riferimenti alla importanza anche delle cisterne, quindi luoghi dove si raccoglieva anche acqua piovana o si trasportava l'acqua per un uso più privato in secondo re Capitolo 18 verso 31 e in secondo Samuele 17 18-19, dove queste cisterne non solo erano luoghi per approvvigionarsi d'acqua, ma in alcune circostanze quando non c'era troppa acqua sono state usate come luogo di nascondimento. Ci accingiamo alla parte conclusiva delle nostre pagine dedicate all'architettura domestica, provando a fare la differenza tra la casa dei ricchi e la casa dei poveri. L'elemento con cui si riconosceva subito la casa di una famiglia che potremmo definire benestante, sapete qual era? È il cortile, che non è il terreno, lo spazio antistante, l'abitazione e basta, no. Ero proprio un terreno curato, rifinito, ma soprattutto protetto, circondato, recintato o addirittura con un muro di recinzione. Quindi era uno spazio che precedeva l'abitazione. Dove c'era uno spazio del genere? Chiamiamolo cortina, chiamiamolo giardino, per far contente le sorelle che subito immaginano le piantine, i fiorellini, l'erbetta curata, l'alberello fuori casa, questo spazio aiutava a comprendere chiunque passava che lì c'era qualcuno che stava in buone condizioni economiche. Non solo c'era questo recinto, ma addirittura quando la condizione di benestanti Arrivava a sfiorare quello che oggi è il concetto di lusso, c'erano delle vere e proprie costruzioni, c'erano dei colonnati che precedevano l'abitazione che era dietro. Quindi, più era prestigioso il recinto del cortile antistante la casa, più era prestigiosa l'abitazione che era nascosta dietro il giardino. Vi do dei riferimenti al riguardo, secondo Re capitolo 4, verso 10, Marco 14, da 12 a 16, Atti, capitolo 9, da 36 a 41. È naturale che quando arriviamo ad avere dei cortili con dei colonnati, con delle costruzioni in pietra a mo' di recinto, vuol dire che le case dietro, sono piastrellate, sono rivestite, hanno la cisterna a cielo aperto che raccoglie l'acqua. Per darvi un'idea, provate ad immaginare una tipica abitazione del periodo dell'impero romano. Il colonnato all'esterno, si entrava nel primo, nella prima parte dell'abitazione e c'era quella che per tanti bambini è sempre stata vista come la piscina fuori la casa. No, quella era la cisterna che raccoglieva l'acqua piovana che serviva sia per cucinare sia per lavarsi. E intorno a questa cisterna poi andavano a svilupparsi le varie stanze della casa. Più le stanze erano numerose, più la casa era prestigiosa. Però un'abitazione del genere richiedeva, che cosa? Un citofo. Per entrare in casa bisognava gridare dall'esterno. E questo ci aiuta a comprendere l'importanza di una figura spesso menzionata nella Bibbia, il guardiano, che non era il vigilante notturno, ma era colui preposto proprio all'ingresso della casa, che faceva da spola tra i signori dell'abitazione e tra gli ospiti che arrivavano presso questa casa. Ma soprattutto questo ci apre un nuovo orizzonte su quella che è la figura di Rode nel libro degli atti degli apostoli. Ricordate tutti quanti quando Pietro fu messo in fuga dalla prigione per l'intervento miracoloso di un angelo del Signore e in una casa erano riuniti Ancora i fratelli, le sorelle che pregavano per Pietro. Leggiamo insieme questo brano in Atti capitolo 12, versi 13 e 14. Appena Pietro bussò alla porta d'ingresso, una serva di nome Rode si avvicinò cautamente per ascoltare. E riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia, non aprì la porta, ma corse dentro e annunziò che Pietro stava davanti all'ingresso. A volte si è sempre immaginato questa locazione come il classico appartamento, la porta, l'ingresso e la ragazza che passa da una stanza all'altra. Ma se facciamo attenzione al testo, ci parla di rode che corre dentro, quindi probabilmente i nostri Fratelli erano in uno, riuniti in una casa di una famiglia abbastanza benestante. Rode deve uscire fuori di casa perché Pietro sta bussando alla porta del cortile, alla porta che è nel giardino. E quando Pietro, Rode si affaccia e vede Pietro, corre dentro e quindi deve fare questa spola avanti e indietro. Un altro riferimento su cui concludiamo la nostra lezione, lo troviamo in Apocalisse 3, 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Anche in questo caso, questo brano riferito alla Chiesa di Laodicea, quindi di una porta d'ingresso, Lascia supporre che anche questo sia un riferimento alla ricchezza che apparteneva alla chiesa di Laodicea. In tutto questo manca soltanto un elemento, i mobili. Non ve li posso descrivere, nella scrittura ci descrive come erano fatti i mobili, però state tranquilli, i nostri sono sicuramente più belli. Vi do quindi dei riferimenti. Secondo Re, capitolo 4, verso 10, che ci parla di tavolo e sedie. Invece a chi interessano i letti con il cuscino, quindi agli studenti più propensi al dormire, invito a leggere 1 Samuele 19, 15, 16, Proverbi 7, 16, 17. Chi invece si sente spesso alle gambe stanche, leggete Salmo 110, verso 1 che menziona gli sgabelli che venivano usati per far riposare le gambe. Chi invece, anziché avere dolori alle gambe, ha dolori alla schiena, leggete primo re, capitolo 10, 18, 19. Sull'illuminazione ne abbiamo parlato, credo che questa spolverata ci aiuterà nelle nostre letture bibliche a provare ad immaginare con un po' di facilità in più l'arredamento e le case che hanno ospitato i personaggi che oggi sono diventati per noi elemento della nostra fede. Concludo qui, appuntamento alla prossima lezione, parleremo di alimenti e alimentazione. Dio vi benedica.